qui ragazzi preparatevi, non si ride di più, perché è verità di Dio, non dico bugie. Mi fa, mia moglie mi fa, ti devo parlare. Io, che c'è? Mi fa, sono incinta. Domanda che segue. Come, di chi? Di chi ha detto? Bru, è offensivo, di chi? No, no, è brutto, vabbè, tu stai a battere le mani, ma è brutto come concetto, è offensivo, no? De chi? È brutto, no? Che poi è la stessa cosa che ho pensato io quando me l'ha detto. Solo che non te volevo dare ragione. Vabbè, arriviamo al succo del discorso. La faccio un po' breve perché è lunga la serata. Vabbè, cominciamo a girare, perché io sono l'artificio, hanno 30 anni, 35, sono 30 anni che non frequento, cioè, capito? Mi nonna 30 anni fa avrebbe detto che è gravida tua moglie. Che ha sgravato tua moglie. Beh, mia nonna, nonna Lina era eccezionale, nonna Lina era numero uno, romana, quelle vere, antiche, quelle ignoranti ma con classe. Vado un giorno a trovarla, dico, come va, no? Ma dice, beh, tu zia è disperata. Dice, che ha fatto? Tuo cugino Franco gliene ha fatto una delle sue. Cioè, sta fa angustia. Il verbo angustiare è un verbo antico. Dice, che ha fatto? Ma state buono, mia nonna fa. Ma non sei fidanzata con una di colore. E dico, nonna, ma qual è il problema? Parli bene te. Che non sai di che colore è. Ah no, i colori sono quelli, sono qui 4-5. E lì ho scoperto la gente, il popolo, parlare con le persone. Dico, ma perché? De che, pure io, di che colore è? Mi nonna fa, se lo dico piano così, è mulacca. Peggio dalla carta spagnola, ovvero. Vabbè, un'amica di Alessandra, guarda, c'è un ginecologo bravo. Secondo te, io abito a San Giovanni, indossa il ginecologo bravo. A Roma Nord! Andiamo da questa, la faccio veloce perché è lunga, la faccio breve perché fa tanto ridere. Andiamo lì, io lì ignorante, che cammino, che mani così ancora, ma che ne so. Andiamo, questo suo dottore, sei Roma Nord, no? Via Parioli fa. Oh, ti fa un quarto d'ora di gesti, però non sai che... Ben trovato! Dico, ma come posso essere utile? Io vado a vedere la targhetta, dico, ma un ginecologo, che puoi essere? Io ho detto, fa le convergenze, fa l'equilibratura, e allora devi guardare la patata, che devi fare? Io ho detto così, palese, non so di a voi perché siete amici miei. Ma cioè, dice, ah, così, ragazzi, tenetevi forte. Mi fa, così, Alessandro è quello che fa. Partiamo dal presupposto che la miocentesi ormai è vecchia, è antica, è pericolosa. Io sapevo manco che era sia. Partiamo dal presupposto, dico sì. E io gli dico, in alternativa... In alternativa, così è, mi devi credere, o tranquilliti o sereniti. Tu pensi che sta scherzando, perché uno che fa il comico, quando va al bar, gli faccio, mi fa un caffè, mi fa, scherza sempre, ma io non me lo fanno il caffè a me, sono anni che non prendo il caffè io. Io faccio, dico, guarda Alessandro, lei fa, vabbè, di a tranquilliti, io guardi a tranquilliti, dico, come funziona? Molto semplice, analisi del sangue, ecografia, va a Ginevra, tra 15 giorni sappiamo tutto della bambina / bambino. Ho detto, vabbè, famo questo. Alessandra va a fare la cosa, entra, io aspetto lì. Vabbè, c'è tutto, entriamo dentro, lei entra dentro, io aspetto, ritorna fuori, il dottore fa, cose belle, ci vediamo tra 15 giorni, / bambina, /... Uno scemo. Io questo ritardato.